Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, il nostro programma in diretta. Apriamo questo mese di maggio, oggi è lunedì, con la prima puntata appunto del quinto mese dell'anno. Come vola il tempo, è un luogo comune, però sicuramente anche voi ci penserete ogni volta che girate il foglio sul vostro calendario. I numeri per mettersi in contatto con noi durante la puntata e anche prima e dopo sono 351 708-9977, il numero WhatsApp, e casarossini chiocciolarossinitv.it. Questi recapiti, questi indirizzi, questi contatti possono esservi utili anche per rispondere al nostro sondaggio del giorno. Ogni giorno lanciamo attraverso i social e anche attraverso la puntata un sondaggio scherzoso naturalmente, e ogni volta proponiamo un tema tra cui scegliere. Oggi la proposta va tra borsa o zainetto. Voi siete tra quelli che preferiscono portarvi dietro una borsa o mettere in spalla lo zainetto. Io propendo per lo zainetto, ma alle volte uso anche delle borse capienti quando devo portare magari libri o cose di questo genere. Cosa fate voi? Segnalatelo, sia attraverso i contatti che vi ho dato, sia attraverso il sondaggio apposito sulla pagina social su Instagram di Rossini TV, Instagram e Facebook di Rossini TV. Bene, e oggi è il 3 maggio, 123° giorno del calendario gregoriano, mancano 242 giorni alla fine di questo 2021. Secondo Personology è il giorno del realismo sociale. L'UNESCO oggi celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 3 maggio giornata mondiale della libertà di stampa per evidenziare l'importanza della libertà di stampa e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 e dall'articolo 21 della nostra Costituzione. La Chiesa Cattolica celebra i santi Filippo e Giacomo, apostoli. Filippo, siamo nell'anno 5, è menzionato nei Vangeli come quinto apostolo, Giacomo il minore, chiamato anche Giacomo d'Alfeo, altro apostolo, non c'è il numero. Comunque siamo sempre da quelle parti di quegli anni lì, e celebrati oggi dalla Chiesa Cattolica, Santi Filippo e Giacomo. L'evento storico che abbiamo scelto per ricordare il 3 maggio invece risale al 1991. Il 3 maggio del 91 viene trasmesso l'ultimo episodio, il 500, no, scusate, il 353esimo della soap opera Dallas, prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 20, al 29 aprile 81 sulla Rai, che poi ha ceduto i diritti a Canale 5, che a partire dal 2 giugno l'ha fatto diventare uno dei suoi cavalli di battaglia. Ricorderete tutti la saga appunto della famiglia di Dallas, JR e tutta la sua compagnia. In America l'episodio in cui si svelava il colpevole dell'attentato a JR fu seguito da più di 83 milioni di persone con uno share del 76%, anche in Italia sicuramente. Comunque sono stati numeri molto alti quelli che hanno seguito questa soap opera, 353 puntate, appunto abbiamo detto nel 91 chiude. Pensiero del giorno è una citazione anche oggi: benedetti siano gli istanti, i millimetri e le ombre delle piccole cose. È diciamo una citazione attribuita a Fernando Pessoa. A questo punto, come sempre, ringraziando per l'allestimento dello studio Gulliver, Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli, diamo il benvenuto al primo ospite della giornata, Fulvio Urbinelli. Buongiorno Fulvio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo qua con Fulvio Urbinelli, titolare dell'Astra Caffè. Sì. Prima, come faccio spesso, do un'occhiata a questo librone che ho, che riporta giorno per giorno, in base al giorno di nascita, non tanto al segno zodiacale, eccetera, riporta alcune note del carattere. Si chiama il linguaggio segreto delle date di nascita. Allora, io ho scoperto che il giorno di nascita è 8 aprile, Sì, giusto? giusto. 8 aprile. I nati l'8 aprile manifestano in genere sentimenti di forte partecipazione e comprensione nei confronti dei propri simili, mostrando spesso una tendenza molto marcata all'altruismo e all'umanitarismo. Cioè, direi che come Sì. inizio non c'è male. Poi va avanti per due pagine, ma non le leggiamo tutte. Nati in questo giorno Alberto Angela e Vilma De Angelis, che è la cantante che aveva vinto nel 59 Sanremo con Cerasella. Il suo nome è legato al cha-cha-cha, un sacco di canzoni. Vilma De Angelis.
etico, generoso, socialmente responsabile sono i pregi. Direi che con questo bel quadretto iniziale possiamo iniziare la nostra chiacchierata. Sì, corrisponde più o meno. Ma sai che succede? Succede che, me lo dicono quasi tutti, questo libro ci prende. Ora, non so qual è il trucco che c'è dietro, però salvo due o tre casi nei quali ho visto proprio anche nel viso delle persone che avevo davanti una considerazione che magari non era proprio così puntuale, negli altri casi perlomeno le prime righe ci prendono, poi andando avanti chissà. Va bene, allora la storia di Fulvio Urbinelli, che appunto abbiamo detto titolare dell'Astra Caffè, che tutti noi conosciamo, ma la storia è una storia lunga, perché l'Astra Caffè è stato aperto nel 2019, ma Fulvio Urbinelli prima che cosa ha fatto? Ha fatto il commerciante di attrezzature. Attrezzature, sì, attrezzature per panifici e pasticcerie, dal lontano 1968, ho rappresentato le ditte più importanti in Italia e nel mondo. Abbiamo attrezzato appunto laboratori sia qui nel Pesarese, ma nella Romagna, in tutta Italia, cioè anche all'estero. Abbiamo mandato le attrezzature in Messico, in Canada, cioè in Russia, nei paesi dell'est, un po' dappertutto, quindi a Dubai. Cioè abbiamo fatto un bel lavoro, ho seminato sacrifici e ho raccolto soddisfazioni. E questo è bello, importante, e torna col libro, questo fatto con la descrizione di Personology. E dopo 50 anni uno di solito dice basta, sono stufo, sto a casa, mi metto in pantofole. Invece Fulvio Urbinelli dopo 50 anni dice aspetta, fammi vedere se so fare un altro mestiere. Infatti un giorno una signora che lavorava da noi, è molto, fra l'altro molto brava, mi dice guarda che stanno vendendo il barastra. Io gli rispondo ma non è il pane dei miei denti, cioè, capito? Perché così non avrei mai pensato di. Poi pensandoci la notte porta consiglio, faccio alcuni approcci con la vecchia titolare del barastra, ho detto voglio mettermi alla prova se so fare qualcos'altro. Logicamente ho pagato il mio noviziato, ho pagato diciamo l'inesperienza, però oggi raccolgo soddisfazione anche qui. E sono parecchie le soddisfazioni, nonostante il fatto che, avendo aperto nel marzo 2019, c'è stato tempo più o meno un annetto per lanciare la cosa, perché poi appunto nel febbraio-marzo del 2020 è arrivata la pandemia e ha scompigliato un po' le carte, ma ci arriviamo. Il motivo per cui ti sei lanciato in questa avventura era personale, cioè vediamo se so fare qualcos'altro, ma era anche grande amore per la città. C'era questo buco nero, questa cosa che buia, spenta quasi, perché in effetti in realtà l'Astra era comunque aperto, però ha avuto anche un periodo in cui è stato poi proprio chiuso fisicamente. Insomma, da Pesarese c'era qualcosa che non andava in quell'angolo di città. Sì, in realtà mi ha stimolato un po' anche le autorità, il comune, il sindaco, cioè sono stati tutti vicini. Mi hanno stimolato, mi sono messo in questo sistema e abbiamo rinnovato completamente il bar, il cinema. Logicamente c'è anche la tabaccheria, l'enalotto, le sigarette, eccetera. Ma abbiamo aggiunto un laboratorio di pasticceria interno, facciamo noi la pasticceria, cioccolateria, abbiamo della pizza, abbiamo aggiunto la pizza che non c'era. Pizza ad alta digeribilità, che ha avuto un bel riscontro anche questo. Quindi abbiamo aggiunto la gelateria, ma noi soprattutto abbiamo puntato e puntiamo ancora sulla qualità dei prodotti, di altissima qualità anzi, siamo anche sul biologico. E molti prodotti, diciamo, molti gelati li facciamo con la frutta fresca. Quindi questo ci ha dato un bel vantaggio. Ma soprattutto la popolazione del Pesarese ha apprezzato quello che abbiamo fatto, perché abbiamo dato luce praticamente a un locale che era spento, certo, se vogliamo. Era un peccato che era spento perché è il centro storico, il centro più importante di Pesaro, dove che passa più o meno 500.000 persone all'anno in quella via, quindi approssimativamente. Diciamo che
Allora, noi abbiamo un pubblico naturalmente, principalmente del nostro territorio, che la zona la conosce benissimo, però siccome la copertura del segnale è anche regionale, e allora vogliamo ricordare a chi magari non sapesse, di cosa stiamo parlando esattamente, che stiamo parlando di un locale che si trova esattamente alla soglia, della ZTL, dell'isola pedonale, dal lato del mare, per cui è il lato quello giusto, è il lato da cui comunque arrivano i turisti, è il lato dove si può comunque andare, è una delle zone dove si parcheggia la macchina per andare in centro, per cui, la posizione è molto favorevole di fronte al celeberrimo negozio di Ratti. Siamo in via Rossini, per cui siamo in via Rossini all'angolo con via Don Minzoni nell'esattezza, ma soprattutto siamo in uno spazio che esiste da sempre, cioè il Cinema Astra è uno dei cinema storici della nostra città, per cui, diciamo che era proprio un piccolo delitto, insomma, lasciarlo e dimenticarlo e abbandonarlo. Per cui, è la somma di tutte queste cose che ha fatto sì, oltre naturalmente, noterete che Fulvio Urbinelli ha segnalato il numero 500.000 persone, vuol dire che una riflessione si è fatta, ci passa un sacco di gente davanti, per cui la posizione già da sola ha un suo valore. Però non vi siete accontentati, non avete detto vabbè, è un posto dove passa tanta gente, è un posto conosciuto, per cui già aprirlo già vale la pena. No, avete voluto puntare sulla quella che diventa poi accoglienza, che poi diventa promozione, perché far star bene chi viene sulla base di prodotti, personale, tutte cose di cui parleremo fra un attimo, sicuramente è quello che funziona, attiva un passaparola positivo e funziona come volano. Sì, perché abbiamo notato che il pubblico pesarese, io sono nato a Pesaro, fra l'altro, a Ginestreto, quindi sono pesarese da sempre, è amante della qualità, è amante del prodotto di alta qualità, è amante del servizio, della pulizia, e vedo che ha dato riscontro, cioè ha apprezzato quello che abbiamo fatto, e dobbiamo ringraziare il pubblico pesarese, ma devo anche ringraziare soprattutto la Curia, che ci è stata molto vicino, ha collaborato tantissimo. Perché Curia è proprietaria dei locali, Dei locali, dell'edificio, no? sì. Perché diciamo che il complesso, con larga accezione, arriva fino al Duomo praticamente. Sì, anche più in su. Anche più in su, cioè il complesso di proprietà Sì. della Curia. Però state molto comprensivi. Comunque posso dire che c'è stata collaborazione da parte di tutti, senza escludere nessuno. La gente passa. Logicamente molti si fermano, ma chi non si ferma perché magari non ha bisogno di quello che noi abbiamo, però gira gli occhi, guarda, osserva, commenta, apprezza e trasmette questa pubblicità, cioè quello che abbiamo fatto. Perché nella vita non si vivono di solo soldi, si vive anche di soddisfazione. Certo, tra l'altro lì è una zona ad alta densità di locali, ce ne sono anche altri, per cui ce n'è per tutti, diciamo, per tutte le esigenze, per tutte le caratteristiche. Di fronte c'era, questa è una domanda che mi viene in mente adesso, per cui non lo so, è proprio una di quelle cose, quelle domande che faccio perché non so la risposta. Di fronte c'era, e adesso è chiuso, l'edificio della Banca d'Italia, Sì. che aveva anche un atrio abbastanza grande. Sì. In questo clima adesso di aperture con spazi all'aperto e tutto il resto, visto che già due o tre tavolini davanti sono stati messi, c'è qualche remota possibilità di riuscire a entrare anche nello spazio oltre il cancello? Abbiamo puntato su questo, a dire la verità. Vedi che allora non l'ho vista Però male. la Banca d'Italia, cioè, è un po' restia per concedersi perché diventa proprietà privata. Ci Certo. hanno concesso di mettere i tavoli Ecco, li all'ingresso. vediamo nella foto che la regia puntualissima manda in onda. Ecco, già per noi, diciamo, poi adesso metteremo degli ombrelloni a scomparsa per poter proteggere i clienti dal sole o anche da eventuali pioggerelle, perché cioè, è utile. Certo. Quella è la porta d'accesso alla città, per cui curare particolarmente bene anche tutto l'aspetto estetico è importante. Credo che in questo, da una parte, il comune, che insieme alla Curia vi ha dato, no, sostegno, Sì. starà anche molto attento che poi questo sostegno venga ben ripagato con un'attenzione scrupolosa, no? Sì, no, no, diciamo quello che per ora quello che abbiamo fatto ci ha dato ragione. Adesso stiamo organizzando anche per la festa della mamma, confezione di cioccolatini di nostra produzione. Certo. Quindi puntiamo, cioè puntiamo, abbiamo fatto i panettoni per Natale, abbiamo fatto le colombe per Pasqua. Cioè, abbiamo il maestro Manzari, maestro pasticcere di alta qualità, aveva una pasticceria a San Marino da 37 anni. Quindi non ci siamo accontentati del poco. La pizza che abbiamo studiato la ricetta per 5 anni per poter avere questa pizza ad alta digeribilità, con una lievitazione modesta, ma
con farine di altissima qualità, come pure la mozzarella, il pomodoro, l'olio d'oliva. Quindi abbiamo curato tutti i particolari e vedo che questo ci ha ripagato. In questo momento voi proponete, diciamo, piccola ristorazione con pizzeria, pasticceria, gelateria, con un personale, tra l'altro, anche quello scelto particolarmente, con particolare cura, attenzione. Sì, in questi 2 anni e mezzo abbiamo avuto la possibilità di scegliere il personale, selezionarlo più che altro, e adesso abbiamo una squadra che veramente la posso chiamare una famiglia. Ed è una grande soddisfazione anche quella, perché, cioè, come dicevi prima, non lo si fa solo per avere un riscontro economico, lo si fa anche, soprattutto quando si è arrivati a un percorso che teoricamente tutti gli altri avrebbero considerato il percorso d'arrivo dopo una vita di lavoro. Se si riparte da lì, lo si fa soprattutto per avere le soddisfazioni, e le soddisfazioni sono anche quelle, insomma. Sì, 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 beh, tutta una soddisfazione. Io penso che quello che si fa con passione, con impegno e con amore per il prossimo, penso che si sbaglia poco. Poi è arrivata la pandemia, arriviamoci anche noi, e diciamo, no? È arrivata la pandemia, e la pandemia ha cambiato un po' le carte in tavola, quindi quelli che potevano essere dei piani, dei progetti e tutto il resto. Però diciamo che anche lì non vi siete arresi, insomma. No, non ci siamo arresi, adesso stiamo installando degli apparecchi a raggi ultravioletti, per sanificare l'aria dell'ambiente, ma più che altro abbiamo con un pool di tecnici. Io non sono un tecnico, non posso darvi delle spiegazioni profonde, ma organizzeremo nel cinema prossimamente dei corsi sui raggi infrarossi, per l'abbattimento dei batteri di ogni genere. Quindi noi abbiamo pensato di proteggere il nostro locale, ma più che proteggere il nostro locale, di proteggere la clientela, certo, e il nostro personale, perché si possa stare nel nostro locale anche senza mascherina. Certo. Perché sta mascherina penso che sia una bella sofferenza, un bel sacrificio per tutti. Certo, a proposito della mascherina, voglio ricordare appunto che noi la teniamo quando siamo fuori onda, perché gli spazi necessitano appunto di un certo movimento, il dietro le quinte e tutto il resto, però per quando siamo in onda, come potete vedere anche da questa inquadratura totale, siamo a distanze assolutamente di sicurezza, per cui abbiamo deciso di evitare, diciamo, di indossarla quando siamo in onda e quando comunque rispettiamo tutte le normative e le cautele, soprattutto perché al di là delle normative quello che è necessario ricordare è che è opportuno rispettare le cautele, le più elementari cautele, per cercare di evitare appunto di trovarsi poi in difficoltà. Questo è quello che noi facciamo, e di conseguenza questo è il motivo per cui in questo momento mi vedete, vedete me e vedete Fulvio Urbinelli, vedrete anche i prossimi ospiti, se lo vorranno, senza mascherina. Ma vi garantiamo che appena la puntata termina, appena abbiamo la necessità di avvicinarci e di diminuire queste distanze, poi la indossiamo proprio per una questione nostra, personale, di cautela nostra. E torniamo a noi. Sì. Abbiamo fatto accenno al cinema, e siamo a questo punto a ricordare ancora una volta che quando a un pesarese si parla di Astra, si parla di cinema, tra l'altro l'unico cinema rimasto nel centro storico. Sì, il cinema, diciamo, è stato messo a puntino sotto tutti gli aspetti, soltanto che adesso l'apertura alle 10, la chiusura alle 10 non è che ci permette più di tanto, certo, di sviluppare gli spettacoli. Speriamo che l'apertura venga spostata alle 23, allora a quel punto possiamo, certo, organizzarci di ripartire, però abbiamo in programma di partire quanto prima anche col cinema. Anche col cinema voi avevate fatto una partenza folgorante, ricordiamo l'inaugurazione con la presenza di Pupi Avati, tra l'altro eravamo presenti anche noi con le telecamere di Rossini TV, con un film in anteprima assoluta, con la presenza di Pupi Avati e di tanti altri personaggi. Ricordiamo che poi è stato l'ultimo locale a chiudere nel momento in cui è arrivata l'ordinanza, perché eravamo anche in quel caso noi, non vorremmo essere noi quelli che portano fortuna sfortuna la scelta, ma eravamo anche noi presenti perché c'era
la premiazione del Festival dei Gad quella domenica mattina, e poi era arrivato pomeriggio, e poi era arrivato tutta l'ordinanza, e di lì a poco si sarebbe chiuso per non riaprire poi, perché proprio il poi giorno dopo. è rimasto, esatto, il giorno dopo, e poi è rimasto così. Però diciamo che per quello che abbiamo potuto vedere all'epoca e per quello che abbiamo potuto seguire all'epoca, il cinema non vede l'ora di ripartire, soprattutto perché l'unico cinema del centro storico, ma è il più moderno in questo momento, perché essendo stato completamente ristrutturato, è sicuramente un fiore all'occhiello anche in termini di tecnologia e di modernità. Sì, comunque già con Dalla Chiara abbiamo accordato che il Festival di Pesaro, il cinema di Pesaro, verrà fatto dal 19 al 24 Molto da noi bene, all'Astra. molto bene. Quindi questo ci onora e ci dà la sicurezza di ripartire comunque, Certo, certo, perché è già certo. stata fatta anche l'anno scorso. Poi abbiamo fatto l'anno scorso tra eventi e cinema circa 8.000 presenze nel giro di qualche mese. Quindi anche questo è un bel segnale che Pesaro diciamo, riconosce quello che abbiamo fatto. Tra l'altro, poi questo fatto di tenere le strutture e le attrezzature moderne fa uscire anche da quella abitudine che c'era un po' in Italia di considerare l'estate come una stagione nella quale il cinema poteva anche chiudere perché tanto non ci andava nessuno. Cioè, oggi come oggi, tutto sommato, al cinema si sta freschi, tranquilli, c'è anche un buon bar e fuori e tutto il resto, per cui può diventare a tutti gli effetti un buon intrattenimento anche estivo. Infatti mi è stato detto che è l'unico cinema in Italia strutturato con questo sistema, avendo appunto bar, pizzeria, gelateria, pasticceria, tabacchi, tutto. Quindi il cliente quando entra, o prima di entrare o quando esce, trova quasi tutto, dall'aperitivo allo spuntino alla pizza, cioè ai taglieri. Quindi veramente stiamo vivendo di Si soddisfazione. può fare quella che si chiama l'esperienza, no? Io proprio qualche giorno fa parlavo di questo, cioè tutto quello che diventa fruizione diretta perde alle volte in competitività nei confronti di soluzioni alternative. Per capirci, l'acquisto online, se uno ha bisogno di comprare una cosa sola senza fare l'esperienza d'acquisto, è chiaro che si trova il prodotto a casa, portato dal postino, per cui è più facile. Ma se invece c'è l'esperienza d'acquisto, cioè lo shopping, l'uscita di casa apposta, è quello che si cerca, allora vince il negozio. In questo caso lo stesso, cioè è chiaro che noi possiamo guardarci a casa tutto quello che vogliamo, tutte le piattaforme digitali, tutto, ma voi siete in grado di dare un'esperienza cinema che va al di là del guardare il semplice film, l'ha appena detto, cioè tutta la situazione complessiva che fa sì che il film diventi uno degli elementi di un'esperienza globale, complessiva, che sta proprio anche nel uscire di casa, venire, fare due passi per arrivare fino lì da dove si è parcheggiata la macchina e tutto il resto, poi utilizzare tutto quello che voi proponete come complemento. A quel punto, visto che ci sarà anche un buon film, perché comunque chi gestisce dal punto di vista delle scelte è comunque lo stesso molto molto qualificato, a quel punto è chiaro che l'esperienza di nuovo torna vincente rispetto al guardarsi il film a casa, nei confronti del quale poi la gente comincia a dimostrare un po' di insofferenza, no? Perché la pandemia ci ha tenuto tutti lì dentro, noi ormai abbiamo imparato a guardarci di tutto, però c'è tanta voglia di uscire, di rifrequentare gli spazi, no? Sì, infatti, cioè appunto perché ci stiamo organizzando, voglio tornare sul discorso dell'infrarosso, questi sistemi, questi apparecchi che con un pool di tecnici stiamo realizzando, abbiamo già realizzato e l'abbiamo già sperimentato da qualche mese, che l'infrarosso abbatte qualsiasi tipo di batterio. Quindi adesso l'abbiamo già installato nel bar per appunto per la sicurezza dei clienti e pensiamo di installarlo anche nel cinema. Per arrivare a completare tutto lo spazio vostro in sicurezza. Per cui un elemento in più è anche questo, insomma, si sa che entrando nei vostri spazi c'è anche questo elemento, questa cura che avete in particolare nei confronti dei clienti. Direi che proprio il quadro è completo, insomma, la gente sta scalpitando, l'abbiamo visto che non vede l'ora di poter uscire, di potersi muovere. E dove uscire vuol dire anche, poi uno dice sì, ma uscire non vuol dire rientrare. No, no, uscire vuol dire anche poi uscire di casa per entrare dentro uno spazio come il vostro, insomma. Sì, no, ma è bello, cioè, diciamo, quando si fa qualcosa e c'è il riscontro, cioè, no, il sacrificio non pesa più, perché è compensato dalla soddisfazione. Clienti che ci fanno i complimenti a 360 gradi, cioè ad esempio venivano al cinema, prima del cinema prendevano un aperitivo, oppure un caffè, poi stavano allo spettacolo, uscivano e chi prenotava per la pizza, chi prenotava per il tagliere, per l'aperitivo, c'era cioè per la pericena, cioè veramente
è stato apprezzato. Io dico la verità, se tornassi indietro rifarei quello che ho fatto. In attesa dell'apertura e dello sblocco del coprifuoco serale, ho visto che c'è qualche cinema che ha provato con una programmazione, per esempio alle 4:30 del pomeriggio e alle 7 di sera. Non è un'idea che vi potrebbe interessare, vi può solleticare un po'? Sì, infatti abbiamo parlato con Giometti, perché chi ci segue Giometti, e ci stiamo organizzando anche per questo. Sì, perché poi in fondo, come dico, cioè c'è talmente tanta voglia che qualcuno potrebbe essere anche disposto a cambiare un po' le proprie abitudini, no? Del resto all'estero la maggior parte degli spettacoli serali importanti inizia alle 19, per cui si tratta solo di settare un po' meglio il nostro orologio culturale, se vogliamo. Siamo un po' dubbiosi perché i mesi migliori sono stati chiusi. Certo. Adesso che si può riaprire, andiamo verso l'estate, la gente d'estate va al cinema o non va? Perché se è un discorso all'aperto, come è stato fatto alla Rocca l'anno scorso, certo, là, in Piazzale Matteotti, al chuso abbiamo dei nostri dubbi, cioè, capito? Però adesso comunque ci stiamo organizzando. Bene, allora con che argomento e con che saluto lasciamo i nostri telespettatori dopo questa nostra bella chiacchierata? Qual è il messaggio che Fulvio Urbinelli, titolare del Cinema Astra, vuol dare ai telespettatori di Rossini TV? Allora, niente, noi la novità appunto assoluta è che appunto il nostro locale lo stiamo attrezzando con apparecchi con raggi ultravioletti e infrarossi per abbattere i batteri di ogni genere. Come adesso vedete, questo è un quadro, sembra che sia un quadro. Ma esatto, è un pannello che sembra semplicemente decorativo, invece... No, a tutti gli effetti... Esatto, quello è quello che c'è dietro. È appunto un quadro che emana raggi infrarossi e abbatte i batteri di ogni genere, quindi questo è per la sicurezza per il cliente. Allora, cosa fa? Da dove sono venuti fuori questi infrarossi? Se noi guardiamo, se andiamo in alta montagna, a 5.000 metri d'altezza, troviamo che è freddo, 5 gradi sotto zero è freddo, ma se uno si mette al sole, fermo, viene riscaldato. Da che cosa? Da raggi infrarossi del sole. Quindi noi abbiamo riprodotto con queste attrezzature altamente tecnologiche, che appunto faremo dei corsi all'Astra, perché questi apparecchi sono interessanti per le scuole, per le farmacie, per qualsiasi ambiente, anche per l'uso familiare. Certo. Quindi faremo dei corsi al Cinema Astra quanto prima, gratuiti per chi vuole entrare. Benissimo, benissimo. Allora direi che è proprio il messaggio giusto da dare, anche perché è anche in questo caso il modo di prendersi un impegno a raccontare a tutti quelli che vogliono scoprirlo un sistema per entrare ancora di più se stessi in un ambiente, ma anche per costruirlo a casa propria, un ambiente di sicurezza. Sì, ma c'è anche uno slogan che dice, come va? Vabbè, adesso quello che conta è la salute. Adesso in questo momento dobbiamo pensare alla salute. La salute è difendersi dal virus. Penso che non ci sia qualcosa di più importante, qualche argomento più importante della difesa del virus. Quindi si parla di vaccini, per carità, con tutto rispetto. Però noi abbiamo pensato a prevenire il virus e non combatterlo. Cioè, certo. Quindi quando noi facciamo la prevenzione, forse si dice che è meglio prevenire che curare. Ci proviamo, insomma, ci proviamo anche con l'aiuto di questa proposta dell'Astra. Ringraziamo, allora, se non hai altre aggiunte, altri appunti presi su qualche argomento. Sì, noi siamo in chiusura. Che vi devo ringraziare tutti e mi sento onorato di essere qui con voi. Grazie, no, l'onore è nostro, come sempre, con tutti gli ospiti che ci vengono a trovare a raccontare un pezzetto della loro vita. La raccontano a me, la raccontano a noi, ma la raccontano ai telespettatori. Questo è il senso e il motivo di Casa Rossini. Grazie ancora e adesso andiamo in pubblicità, giusto? E poi torneremo con la seconda ospite della mattinata, Giorgia Biondi, in Prendere con Partigianato. Parliamo dopo, altro argomento molto molto interessante. Grazie Fulvio. Grazie al pubblico del Bar Astra. Restate con noi. Buona giornata.
Eccoci allora, siete restati tutti lì, avete fatto benissimo perché siamo col secondo ospite della mattinata di Casa Rossini con Giorgia Biondi. Buongiorno Giorgia, ciao. Buongiorno, ciao Paolo. Buongiorno. Ciao. Allora, Giorgia Biondi è qua per raccontarci una cosa molto importante. Sì. Ma anche a Giorgia, come a tutti gli ospiti, io faccio l'esamino, o meglio il contrario dell'esamino, racconto cosa dice il libro Personology sulla sua data di nascita. Wow. 16 febbraio? Sì. Visto? Oggi come oggi è facilissimo indovinare le date di nascita. Come Valentino Rossi, è facilissimo. Vedi, giusto. E non c'è scritto qui. Ah sì, c'è scritto. I nati in questo giorno ci sono, c'è già anche Valentino. Allora, il giorno della... Non ci posso credere. È il giorno dell'animazione. È vero o no? È vero, il giorno dell'animazione. No, non ci posso credere, dopo vi dirò perché noi parleremo di questo oggi. I nati il 16 febbraio sono vitali, coraggiosi ed espansivi, capaci di infondere vita a tutto ciò che fanno. Ammirano la spontaneità, detestano i modi di fare artificiosi, calcolati e forzati. Inoltre credono fortemente che la flessibilità sia l'essenza della vita. Meglio di così? Senti, e poi andando avanti, qui va avanti per due pagine, per cui vedremo. I nati in questo giorno, cioè Valentino Rossi, non pensavo che già in questo librone, in questa edizione ci fosse. Il nostro Vale, apprezzato pilota motociclistico italiano, lo definisce, ma insomma il nostro mito, John McEnroe, niente male anche lui, e John Schlesinger, che è un regista cinematografico che ha legato il nome a film come Uomo da marciapiede, Domenica, Maledetta Domenica, Il giorno della locusta, Il maratoneta, insomma, mica pizza e fichi. Allora, animata, vitale, spontanea, sono i pregi, insomma, meglio di così non potevamo iniziare la nostra chiacchierata. Grazie. Anche perché Giorgia è qui con noi per parlarci di Intraprendere, che è questo ente regionale imprendere. Di formazione, lo leggo con imprendere, che è ente regionale di formazione, correggimi, non ti preoccupare se sbaglio, anche perché va bene così, di Confartigianato Imprese, Macerata, Ascoli Fermo, giusto? Questa è un po' la definizione, con sede a Pesaro comunque anche. E cosa fa questo ente regionale? Noi siamo un ente di formazione, appunto, che si occupa di organizzare corsi di formazione sia per le aziende attraverso l'ausilio di fondi interprofessionali o fondi sociali europei, e anche per i privati in età attiva, e quindi per la formazione continua, oppure per proprio rivalorizzare e rivalutarsi da un punto di vista di competenze, skills, abilità nel mondo, per rioccuparsi del mondo del lavoro e riposizionarsi nel mondo del lavoro. E c'è tanto bisogno di questo. In questo momento sì, poi soprattutto è un momento cruciale per il mondo del lavoro, dove stiamo subendo fortemente la pandemia, e quindi il potersi rivalutare da un punto di vista di competenze è molto importante, e le aziende hanno la possibilità, lato appunto aziende, di poter utilizzare dei fondi interprofessionali e quindi mantenere alta la formazione continua dei propri dipendenti senza dover, insomma, di tasca propria. Esatto, perché questo è l'aspetto importante. Sì. Nella maggior parte dei casi questi corsi che vengono proposti senza costi per senza l'azienda costi. E spesso anche per i privati che partecipano. È il caso di quello di cui stiamo per parlare, perché proprio è per quello che ho detto incredibile a dirsi 16 febbraio, giorno dell'animazione, perché davvero? Proprio noi stiamo per iniziare a parlare di un corso di animazione. Assolutamente, il corso di animatore turistico, che è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo, autorizzato dalla Regione Marche, che è in partenza verso i primi di giugno. Ed è un corso di 500 ore. Abbiamo la locandina che propone la regia. Eccolo. Piccolissima. Sì, è un corso di 500 ore, come si può leggere, dove 300 ore sono di parte teorico-pratica e 200 ore di stage, dove noi collocheremo i ragazzi che parteciperanno a questo corso, ragazzi in età tra i 18 e i 64, quindi in realtà c'entrerei giusto, ragazzi, giusto. Ragazzi a tutto tondo, i partecipanti potranno essere ospitati presso quelle che sono le strutture ricettive, campi estivi e cose di questo tipo, per poter sperimentare fisicamente e in presenza quello che è stato imparato durante la formazione teorico-pratica. Tu sai che l'animatore turistico è stato uno dei miei primi lavori. Assolutamente. No? Prima di quello c'è stata la radio, a metà strada, dai. Prima ho fatto la radio, poi dopo ho ricominciato a fare animatore turistico in maniera più seria. Avevo avuto un'esperienza precedente, ma molto breve.
Il fatto che il corso sia di 500 ore sì. mi fa fare una riflessione importante. Sì. Vuol dire che qualcuno finalmente si è accorto che fare l'animatore è un mestiere. Fare l'animatore non è il divertimento di quello che, no, come tanto 40 anni fa quando io ho cominciato, in effetti era considerato da tutti, compresa probabilmente la mia famiglia, un espediente per rinviare sine die il giorno in cui cominciare a lavorare seriamente. Diventare grandi. No? Sì, esatto, sì, sì. Ma era vero, perché in effetti anche io, che mi ero appena laureato, non avevo tutta questa voglia di mettermi a entrare in uno studio legale, visto che avevo una laurea in legge, e ho detto, vabbè, intanto rinviamo, vado a fare l'animatore e vedremo cos'è. Sono ancora qua, per cui vabbè, non sono mai entrato nello studio legale. Però comunque, diciamo che nel tempo, è maturata un'attenzione particolare. Il fatto che questo corso sia un corso così impegnativo come numero di ore sì. Vuol dire che finalmente qualcuno ha capito che è un lavoro importante. Assolutamente, infatti al termine delle 500 ore di formazione è previsto un esame di 8 ore pratico, chiaramente, al termine del quale chi supererà l'esame e tutto il percorso riceverà proprio una qualifica legata alla figura dell'animatore in conformità a quelli che sono le linee guida del repertorio dei profili professionali regionale. E qui ti chiedo un parere però, sì. secondo te sì. l'hanno capito solo lato formazione che questo è un mestiere che va preparato o comincia a capirlo anche il lato lavoro, nel senso le strutture poi saranno disposte ad assumere degli operatori a questo punto, professionisti tondo. Super formati che hanno fatto un percorso formativo così importante e che a quel punto si meritano un trattamento economico adeguato? Allora, immagino che questo tipo di necessità di avere persone che siano formate nell'ambito dell'animazione credo sia partito anche dalle strutture ricettive, nel senso che questo corso che viene proposto nel nostro territorio arriva da un'analisi del fabbisogno che ha fatto la Regione Marche, quindi analisi del fabbisogno che ha fatto in accordo con le strutture ricettive e anche con i centri per l'impiego del nostro territorio. Quindi immagino che le strutture cominciano a essere un po' sensibili, ecco, al tema. Molto bene, molto bene. Speriamo questo, speriamo. Perché nella mia lunga vicenda lavorativa mi sono imbattuto in diverse immagino. Situazioni. Poi nelle magari quali noi oggi con questo corso riusciremo in qualche modo a dare una svolta. A dare una risposta e una svolta. È quello, quello sarebbe importante. Cioè, è difficile rendersene conto, ma sai che i primi a avere difficoltà a rendersene conto della professionalità del lavoro sono gli stessi operatori, erano all'epoca gli stessi operatori. La leggenda dice che Fiorello, quando è entrato nel suo villaggio turistico che gli avevano aperto al volo vicino casa, in realtà voleva fare l'animatore, ma per poter guadagnare qualcosa era dovuto andare a fare il barman, perché l'animatore, vabbè, vieni e faccia ride. Il barista invece era un lavoro codificato con lo stipendio. Poi dopo, sempre la leggenda dice che lui, facendo il barista, era talmente animatore da rubare il pubblico agli animatori, allora ha detto aspetta, facciamo una cosa, spostiamoti, cioè ti spostiamo. Ma lui si era opposto. Perché si era opposto? Perché spostandolo non avrebbe più avuto lo stipendio, perché è stato un braccio di ferro e insomma lui ne è uscito vincente solo perché era già all'epoca Fiorello, perché ecco. Altrimenti sarebbe stato costretto o a rinunciare allo stipendio sostanzialmente che aveva da barista o a fare il barista e a rinunciare alla sua indole da animatore. Questo la dice lunga, questo aneddoto, un po' su tutta la situazione, perché in effetti è vero che è difficile, io me ne rendo anche conto e me ne rendevo conto all'epoca, no? Quando io ho lavorato molto in montagna, quando te recuperi 15 persone, dici dai, andiamo a sciare, no? E non so, e c'è quell'altro che pulisce per terra, voglio dire, insomma, fargli capire che stai facendo un lavoro uguale, e insomma, non è semplicissimo. No. Però oggi come oggi bisogna entrare in quest'ottica, in questa logica. Assolutamente, anche perché oggi come oggi, appunto, essendo il turismo uno dei campi in cui la pandemia ha fatto il suo bel disastro, e oggi una persona che si sposta, va in vacanza, desidera che la sua vacanza sia indimenticabile. L'animazione può fare la differenza. Certo. Allora, cominciamo a fare il primo appello a casa, perché noi sappiamo che a casa abbiamo un pubblico vario, soprattutto sì. in questo orario del mattino, ovviamente un pubblico che in questo momento non sta lavorando, però poi dopo ci sono anche le repliche di Rossini TV, andiamo in onda in altri orari, per cui raggiungiamo un pubblico molto eterogeneo. Allora, il primo appello che facciamo è, se conoscete qualcuno tra sì. i 18 e i 64 anni,
poi diremo che c'è anche un'altra piccola regolina un po' limitante, che sì. Ha l'indole dell'animatore, ma che in qualche modo non si è mai così sperimentato, non si è mai formato, l'ha fatto sempre in maniera estemporanea con gli amici, eccetera, e vuol vedere se questo può diventare un mestiere, cominci a pensarci, lo dica, dica al cuginetto, all'amico, al nipote, allo zio, perché no, sì. Insomma, guarda che oggi in televisione, su Rossini TV, ho visto una cosa che ti potrebbe interessare. Questo già è il primo passo importante. Esatto. Perché è ora di iscriversi. È ora di iscriversi, tutti i moduli li possiamo trovare presso il nostro sito www.imprendere.net e ci sono dei modelli scaricabili che sono quelli adeguati all'adempimento, diciamo, normativo legato al Fondo Sociale Europeo. E noi siamo disponibilissimi, le iscrizioni sono aperte e vi aspettiamo numerosi, questo mi viene da dire. Ci sarà una selezione poi, qualora le domande superino la capienza del corso, che sono 20 persone, e qualora si superasse, cioè la richiesta superasse questo numero 20, dovremmo andare a fare una selezione, ma insomma niente di trascendentale. Descriviamolo un po' questo corso. Parte naturalmente in questo momento non in presenza, immagino. No, diciamo che sarà strutturato con delle ore teoriche da fare a distanza, in modalità a distanza sincrona, quindi attraverso una piattaforma che sarà nostra cura darvi, e poi le parti pratiche invece saranno fatte in presenza con tutte le dovute ristrettezze legate al Covid e tutte le norme di sicurezza adeguate. Certo, naturalmente è argomento che mal si sposa con la distanza, sì, con tutto quanto, però diciamo che è impegno preciso di imprendere, di attivarsi proprio al massimo per riuscire comunque a portarlo avanti, dando comunque il massimo dell'esperienza possibile. Assolutamente, no? Questo... perché è a nostro vantaggio, a vantaggio dei partecipanti. Insomma. E poi abbiamo un'estate imminente che diventa l'estate dello stage, perché poi oltre a queste ore qua c'è anche da far pratica. Esattamente, queste 200 ore che noi prevediamo essere davvero intense, se si riuscissero a fare durante l'estate, per poter mettere in pratica quello che i ragazzi imparerebbero via teoria a distanza e via pratica in presenza. Oh, io e te lo sappiamo già, ma mi immagino che qualcuno a casa già abbia fatto due conti, dice, dunque comincia adesso fra un po', le ore, 200, 300, ma quanto fanno? 24 ore al giorno? Allora no, riprendiamo dopo lo stage. Dopo ci sarà una pausa legata allo stage e poi si riprenderà a settembre con la parte, diciamo, di teoria pratica mancante e l'esame finale. Perché già li vedo con l'ansia, dice, ma la giornata è 24 ore, come fanno a fare tutta sta roba? No, più o meno la struttura di calendario abbiamo immaginato un 3 volte alla settimana e... per il mese di giugno, poi l'ideale sarebbe andare in stage nel mese tra luglio e agosto e a settembre ritornare in aula per poter fare appunto le ore mancanti, sempre con questa struttura di 3 volte alla settimana, più o meno 4-5 ore al giorno. Riguardo alla telecamera faccio il secondo appello. Allora, avete capito bene? E tra l'altro, siccome non è vincolante, non è che se uno poi l'ha detto, dopo qualcuno viene a prendere a casa in manette e vi porta per forza, cioè intanto se avete quest'idea, qualcuno a cui suggerirlo, oppure voi stessi volete partecipare, intanto informatevi e candidatevi. Poi da lì in poi, quando entreremo nelle logiche più precise degli orari, delle date, di tutto quanto, si fa sempre in tempo a dire non ce la faccio, però tra diciamo essere voi a rinunciare per motivi vostri e in realtà non avere questa possibilità perché non vi siete neanche fatti avanti, ce ne passa. Per cui il mio suggerimento, come del resto sempre nella vita, è cogliere l'opportunità. In questo momento sta succedendo questo, siamo qui con Giorgia Biondi di Imprendere Confartigianato che ci sta raccontando questa cosa ed è un'opportunità da cogliere al volo, giusto? Assolutamente. Sarò convincente? Sarò stato bravo? Secondo me sì. Riuscirò? Secondo me sì. Riuscirò. Allora, cos'altro aggiungiamo su questo corso? Allora, capiamo, ritorniamo a dire bene, chi può partecipare? Tutte le persone che, comprese tra i 18 e i 64 anni di età e residenti nella regione Marche, e occupati o disoccupati, questo non è un problema. L'unico vincolo che ci mette la regione ha a che fare con i percorsi di istruzione e formazione, quindi qualora un partecipante o un interessato volesse iscriversi ma
è iscritto a un percorso universitario piuttosto a un corso di formazione professionale, un master, purtroppo non possiamo ammetterlo all'interno della classe. Questo è un limite che è un po' grande per noi, perché comunque la popolazione in età attiva che forse potrebbe avere maggiore interesse nei confronti di questo corso, magari sono proprio chi in questo momento sta frequentando un'università o anche una quinta superiore, mi viene da dire. Anche perché sicuramente non è gente che se ne sta lì senza far niente, esatto, ma è gente che si sta attivando. Se uno gli è venuto in mente che potrebbe attivarsi e prepararsi come animatore, sicuramente, non essendo noi arrivati in questo momento per primi nella storia del mondo, è già un po' che ci pensa, magari si è iscritto a un'università o magari anche, perché no, a un'altra situazione di professionale. Insomma, è gente di quelli che si stanno attivando, perché dicevamo prima, no, prima di andare in onda, cioè in questo momento c'è un sacco di gente che proprio dice basta, non vedo l'ora di uscire, non voglio di far niente, non mi voglio impegnare. E invece, ahimè, ho una brutta notizia da darvi: questo è proprio il momento nel quale impegnarsi. Perché? Sì. Perché è il momento nel quale prepararsi per quella che sarà, a detta di tutti, la grande ripresa che ci sta aspettando. Per agganciare al volo questa famosa ripresa bisogna essere preparati. Per prepararsi bisogna cominciare a pensarci adesso. Lo sappiamo che siamo assolutamente un investimento per la propria formazione, un investimento per la propria posizionamento lavorativo, quindi sì, è proprio il momento giusto. E lo dite voi che non fate solo questo, ovviamente, ma che proponete tutta una gamma, certo, di corsi professionali, certo, di vario genere, sì, e che avete in tutti, diciamo, una cautela particolare verso questo tema, cioè c'è un po' per tutti i corsi il timore che la gente non abbia voglia di partecipare, oppure in realtà avete dei temi e degli argomenti nei quali vedete invece molto slancio? Allora, diciamo, lo slancio per i privati c'è in quelle professioni dove c'è una normativa che obbliga magari una preparazione professionale per fare quel mestiere. Certo. Per esempio, noi ci occupiamo di qualificare i futuri tatuatori, i piercer, i futuri manutentori del verde. Ecco, queste persone devono necessariamente intraprendere un percorso formativo che poi li qualifica. Quindi, da quel punto di vista, forse una persona è quasi costretta, ecco, certo, se ha individuato che quello è il mestiere che vuole fare. Altri percorsi, come per esempio quelli che abbiamo in essere in questo momento, come tecnico progettazione siti web o tecnico dell'attività di marketing, non hanno, diciamo, non sono regolati da una normativa ben precisa. Però abbiamo visto che c'è stata abbastanza, come posso dire, c'è stata richiesta e appunto siamo riusciti a mettere sui questi due corsi, solo che il periodo era diverso, era un periodo invernale, certo, certo. Quindi diciamo che le variabili che vengono a comporre il successo o meno di un corso come questo sono diverse, e il periodo estivo, se da una parte certo, è il periodo perfetto per fare per questo corso, sicuramente, assolutamente, dall'altra potremmo avere di fronte una popolazione un po' più già in contatto con l'estate e quindi con un atteggiamento meno, diciamo, meno focalizzato, certo, e con un obiettivo, certo, magari che dice vabbè, lo farò. Intanto prendo l'ombrellone. L'ombrellone che non si riesce. Esatto, quest'anno. Che non si riesce, che c'è stato anche l'appello. C'è stato l'appello del sindaco Ricci per organizzarsi, perché pare che i ragazzi siano in difficoltà, esatto, nell'avere il loro ombrellone. Sì. E al termine dei corsi, non sì, solo questo, ma in generale, questo sì, attestato che viene rilasciato, sì, che tipo di validità ha? Allora, ha una validità nella regione e in tutto il territorio nazionale, essendo finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Quindi è un attestato che nel momento in cui un ragazzo riesce ad acquisire, può spendere in tutta l'Italia, in tutte le strutture ricettive, certo, che ci sono in Italia. E sicuramente a parità di curriculum, chi ha questo attestato nelle sue tasche sicuramente è visto diversamente da chi invece magari è un po' più, diciamo, un po' più vergine di esperienze, ecco. Allora, siamo quasi in chiusura e io l'ho rinviato fino alla fine, ma alla fine dobbiamo anche affrontarlo questo argomento, insomma, chi lo fa sto corso? Allora, noi fortunatamente... Noi fortunatamente siamo riusciti a creare una partnership e una sinergia importante con Pesaro Village, che è, diciamo, è
il partner più rilevante che potevamo incontrare proprio per l'animazione, perché si occupa di tutta l'animazione della provincia di Pesaro Urbino in maniera egregia da non mi ricordo quanti anni. Più di 20, e quindi i docenti del corso saranno docenti che arrivano proprio da quel bacino là, e quindi siamo davvero davvero felici di aver potuto creare questa sinergia e questa complicità nel poter erogare questa formazione importante. Sono diventato rosso? L'hai detto te, no? Perché l'ho detto non lo sapesse, io. In realtà io sono uno di quelli coinvolti in Pesaro, sì. Village, e qualcuno dirà a questo punto, ah, ecco perché ha detto tutto e tra... No, non è questo il motivo è perché veramente ci teniamo, perché ovviamente conoscendo bene il tema, conoscendo bene l'argomento e conoscendo bene il mondo dell'animazione turistica, siamo convinti che sia necessario, sono decenni che questa battaglia si sta portando avanti, sia necessario appunto dare una dignità professionale alla figura dell'animatore. Dopodiché ci sono merci di scambio importanti, ma di questo se ne può parlare anche per ore. Cioè è chiaro che se io vado a fare l'animatore a Cuba o alle Maldive sono anche disposto ad accontentarmi di uno stipendio diverso. Perché? Perché comunque parte della mia contropartita sta anche nell'esperienza che faccio nello stare a Cuba o alle Maldive. Ma se sono comunque animatore per il quale mi è richiesto una prestazione professionale a casa mia e tutto il resto, probabilmente quello che vorrò è essere trattato come un lavoratore. Questo è il succo della situazione. E questo da una parte. Nel essere coinvolti, noi siamo molto contenti di essere coinvolti in questo tentativo di professionalizzazione di un mestiere, di una figura del turismo, ce la metteremo tutta naturalmente, racconteremo soprattutto tutte quelle che sono state le nostre esperienze in questi 25, perché probabilmente sì, sono anche di più di 20 anni, e cercheremo di renderle un po' codificate e trasmissibili, perché poi un altro dei problemi di queste attività un po' estemporanee è che è difficile poi codificarle e trasmetterle, no? Certo. E allora ci si può solo provare con l'imitazione, con la trasmissione dell'entusiasmo e con il trasmettere anche qualche piccola tecnica importante. Certo. Allora ci siamo, abbiamo fatto, abbiamo concluso, hai visto? È stato svelto in dolore. C'è qualcosa che mi sono dimenticato? Abbiamo qualcosa da aggiungere? No, niente, penso che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, ritorniamo comunque allora a sottolineare, corso per animatori turistici, iscrivetevi, sicuramente è una delle professioni dalle quali potrete trarre grandi, grandissime soddisfazioni, ve lo dico io, che sono qua a raccontarvelo dopo aver cominciato a fare questo tanti e tanti anni fa. Giorgia, grazie veramente. Grazie tanto. A voi, grazie a voi, grazie alla mia azienda, grazie a Imprendere che mi ha concesso di venire qua, e grazie a te. Grazie ancora allora, e adesso andiamo con il risultato del sondaggio, perché abbiamo fatto un sondaggio tra borse e zainetto, e lo zainetto vince, 62% preferisce lo zainetto, 38% utilizza la borsa. Ringraziamo chi ci segue dai social, tra questi Claudia Filippo, Giselle, scritto bene? Giselle, Alessandro, Stefania. Ricordiamo anche la nostra app, quella che io definisco la televisione in tasca, con l'app Rossini TV voi potete seguire tutti i programmi, le dirette, le repliche, trovare i palinsesti, mandare messaggi, fare tutto il necessario, ma soprattutto appunto vedere la diretta in contemporanea dal vostro telefonino. Ci sono sia per Android che per Apple. E ringraziamo per l'allestimento Gulliver, Onlus e Tiziano Donzelli, che ci ha dato le sue ceramiche. Adesso vediamo un video di un autore pesarese che in nome d'arte si chiama Cane Bianco, in realtà Max Casoli, che propone la sua canzone che si intitola Liberato. Torneremo subito dopo con Giacomo Lucchetti, pilota animalista. Grazie Giorgia, e in bocca al lupo per il corso. Grazie. Reciproco, insomma, sì, anche verso me stesso. Grazie a tutti, e a fra un po', mi raccomando, ci siamo. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. 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 All of Italy is now on lockdown. All of Italy is now on lockdown over the coronavirus. Che andrà bene, che ce la faremo insieme. Siamo un popolo di eroi che non ci arrendiamo mai. Andrà
tutto bene. Tutto bene è un cazzo. Questa guerra tra dottori, fra alleati e oppositori, tra scienziati e giornalai, conduttori e puttanai, andrà tutto bene. Tutto bene è un cazzo. Le bandiere sui balconi come fiori nei cannoni, c'è chi prega e grida forte che siamo pronti anche alla morte, andrà tutto bene. Tutto bene è un cazzo. E noi guerrieri del divano combattiamo con l'iPhonics nella mano. E noi docenti della rete, presidenti, esperti in legge, in buona fede. Tutto bene è un cazzo. Noi siamo quelli che chiudiamo, che multiamo, poi riapriamo. Siamo quelli solidali con chi chiude gli ospedali. Andrà tutto bene. Tutto bene è un cazzo. E fa carriera chi ha rubato, chi ha colluso, chi ha tagliato, chi ha razziato la sanità, scuola pubblica ed è là e dice non va bene. Non va bene un cazzo. Le bandiere sui balconi come fiori nei cannoni, con i muri tappezzati di defunti abbandonati, andrà tutto bene. Tutto bene un cazzo. E noi guerrieri del divano combattiamo con l'iPhonics nella mano. E noi docenti della rete, presidenti, esperti in legge, in buona fede, tutto bene è un cazzo. Questa notte ho poi sognato che quest'incubo è finito e la gente ha ricordato il perché tutto è iniziato e siamo rinati, siamo liberati. Le persone nelle strade, foto, musica e risate, il bambino con l'anziano, la sua mano nella mano e siamo rinati. Siamo liberati. Le bandiere sui balconi come fiori nei cannoni, sembra quasi un paradiso. Vedo il viso, il tuo sorriso e son rinato. Sono liberato e son rinato. Sono liberato e son rinato. Poi mi sono svegliato. Ed eccoci allora, siamo tornati. Jack, ciao, come stai? Ciao a tutti, ben trovati. Giacomo Lucchetti, detto Jack, giusto? Sì, sì, Jack 27. Jack 27, allora. Allora Giacomo, pilota animalista, prima anche per te l'occhiatina al libro Personology, il linguaggio segreto delle date di nascita. Okay. Se ci ho preso, nato il 4 maggio, giusto? 4 maggio 76. Allora, 4 sì, maggio, sì. Vediamo un po', è qua. Il giorno del sostegno educativo. I nati il 4 maggio sono predestinati a trasmettere agli altri ciò che hanno imparato attraverso i loro studi e le loro esperienze. Che insegnino in una scuola o no, comunicheranno tutti i segreti del loro campo di esperienza a chi si rivolge a loro per consiglio o per saperne di più su un particolare argomento. Bello, no?
Caspita, oggi mi sto facendo una cultura. Già, quindi, allora, mi lasci così, spiazzato. Nati nello stesso giorno, Bartolomeo Cristofori, che è un costruttore di strumenti musicali del 600, per cui io non lo conoscevo, penso neanche te, e Keith Haring invece, che è l'artista, il writer, artista di strada, un po' che ha lanciato questa cosa, è nato nel 58, è morto nel 90, americano, uno dei fautori del neopop. Audrey Hepburn, è inutile che stiamo a dire chi è Audrey, certo. Hepburn, altruista, dal cuore tenero e stabile sono i tuoi pregi, quadretto perfetto per iniziare la nostra chiacchierata. Sì, direi proprio di sì, insomma. Quindi... Allora, noi te sai che di solito ospitiamo solo un ospite, okay. Per te abbiamo fatto un'eccezione. Chi abbiamo qui di fianco a te? Ma guarda che spettacolo! Diciamo che poi l'ospite chiaramente era ufficialmente la Giulia, giusto? Infatti, quindi io arrivo infatti, sempre di conseguenza. Quindi, infatti. Sì, infatti noi ci muoviamo insieme come i chips, come Ponciarello e Becker, no? Quindi, e lei diciamo che è la mia figliola acquisita, insomma, perché Juliet, insomma, è con me 25 ore al giorno, lei è una trovatella direttamente dal canile Santo Stefano di Campobasso. E durante la mia seconda missione di soccorso sono arrivato a questo fagottino e con l'intenzione di poterlo far adottare. Poi, come succede sempre, lo facciamo adottare, lo adottiamo, alla fine l'abbiamo adottata, l'ho adottata io. Allora, facciamo un po' di passi indietro. Io e Giacomo ci conosciamo da forse più di 10 anni, sicuramente. Sì, e sì. Anche di più, anche 20 forse. E, quando tu facevi il pilota motociclistico, punto, sì. Non il pilota animalista. Sì. Facevi il pilota. E come pilota ti sei anche distinto, hai vinto dei bei titoli, alle volte li hai anche in qualche modo buttati via l'ultima gara, insomma, certo, hai avuto certo. Una bella, sei stato capace anche di questo, sei stato capace anche di questo, insomma, no? Grande cuore, grande animo, grande slancio, poco, alle volte anche poco ragionamento ragionieristico, e insomma ogni tanto istinto. È andata anche così, esatto, molto istinto e molto cuore. Vediamo delle immagini, insomma, la tua categoria è stata per molto tempo 250, la 250 da Gran Premio, sì. Da Gran Premio, la due tempi praticamente, due tempi. Quando le moto si guidavano. Sì, io dico sempre le moto vere, esatto, da corsa. Esatto, sì, sì. Quelle che insomma se andavano o non andavano dipendeva dal famoso polso. Sì, sì, diciamo le moto che nascono per correre, a differenza di quelle che magari si vanno prima a comprare per fare la gita con l'amorosa dal concessionario, invece queste qui sono proprio moto che nascevano proprio per la pista. Esatto, esatto. Allora, sei ancora pilota, perché nel tuo profilo Facebook è riportato, comunque sei ancora pilota, ma c'è questa aggiunta, pilota motociclistico animalista. Sì. Cosa è successo? Quando c'è stato questo passaggio e cosa vuol dire pilota motociclistico animalista? Ma guarda, io diciamo che nasco innanzitutto animalista, ok? Poi durante le mie gare ho sempre cercato, insomma, di poter portare all'attenzione dell'opinione pubblica le tematiche, diciamo, più sensibili e vicine e comunque sia alle persone. Succede però che proprio negli ultimi anni mi sono dato questa denominazione pilota animalista, perché innanzitutto nel luglio 2019 abbiamo costituito il primo motoclub animalista d'Italia, che è il motoclub Cuore in Corsa, che ha proprio sede qui a Pesaro, e al momento diciamo che io sono un po' il portabandiera di tutta questa cosa. Il mio rientro alle corse di quest'anno sempre con la 250 segnerà comunque sia una svolta, e chiaramente all'interno del nostro box, all'interno del paddock, nell'occasione di ogni gara lanceremo le varie campagne di sensibilizzazione che andranno dalla lotta all'abbandono, al traffico di cuccioli, al festival di Yulin. E io ci credo tanto in questa cosa, la sento mia, perché poi, sai, appena nato mio babbo, come ho sempre detto, mi ha incastonato tra il nostro compagno con la coda di allora, con il nostro pastore tedesco, e la sua Honda 500 Fur. Quindi io, ovunque mi girassi, comunque sia, avevo già davanti il mio destino. Era già pronto, era già tracciato. Sì, era e davanti. Nel tuo destino, diciamocelo subito, si incrocia anche la televisione, perché tu sarai il prossimo, sei prossimo alla conduzione di Qua la Zampa, questo nuovo format ideato e che verrà trasmesso appositamente da Rossini TV. Raccontaci un po' sto Qua la Zampa, poi vogliamo vedere, non so se la regia ce l'ha anche il promo, ma prima raccontacelo un attimo.
Ma per me è un'esperienza incredibile, in quanto siamo decisi a creare un format davvero dinamico, davvero vicino alle persone che chiaramente sono amanti degli animali, ma anche chi magari è un pochino più distratto verso la tematica, proprio per sensibilizzare a fronte purtroppo delle tante problematiche che ancora esistono intorno a questi magnifici esseri viventi. Cominceremo ufficialmente mercoledì 19 maggio alle ore 21:15 e quindi insomma tratteremo tante tematiche insieme al mio caro amico Antonio Astuti, che si è occupato poi di tutti i servizi, quindi dall'arrivare direttamente alle persone, tante cose insomma. Per quanto mi riguarda, oltre alla conduzione, insomma io per la prima volta faccio il conduttore, che inizialmente la redazione cercasse una barra di rame o di ottone come conduttore, invece sono arrivato io, vedi? Quindi così, però insomma dai, sarà un'esperienza davvero bella e aggiungo questo, che all'interno proprio del format ci sarà una rubrica dedicata un pochino anche a Cuori in Corsa e alle missioni di soccorso che andremo a fare proprio a Sud Italia. Finora sono state 37, dove abbiamo portato rifornimenti negli ultimi 2 anni, quindi di cibo a tante strutture nelle zone terremotate, proprio nel momento di massima crisi di circa 2 anni fa, e quindi insomma questa nuova missione che affronteremo sarà veramente tutta documentata con 7 tappe. Tu stai facendo queste missioni, non era la prima appunto, le hai rodate parecchio, no? Sì. Queste missioni importanti consistono nell'andare a portare il necessario in situazioni dove questo necessario manca. Sì. Sono canili magari in difficoltà, anche questi giorni abbiamo sentito di questo canile, abbiamo sentito alla televisione di questo canile con 600 animali che arriveremo però per un problema burocratico nessuno se ne può occupare, è stato sequestrato per maltrattamenti, ma allo stesso tempo, cioè questi incastri, questi ingorghi che spostano, che diciamo uniscono a metà le difficoltà burocratiche e le difficoltà operative, no? Tu arrivi a dare un tuo contributo comunque importante, che è quello della sopravvivenza quotidiana, sia in termini di cibo, che non dimentichiamoci che gli animali mangiano tutti i giorni, come noi, e sia soprattutto in quelle situazioni in termini di assistenza sanitaria. Sì, diciamo che il nostro è più che altro un messaggio, un segnale forte, perché poi nel nostro piccolo, ecco, ci siamo veramente dati tanto da fare. Chiaramente è una goccia nell'oceano quello che poi noi cerchiamo di riuscire a tamponare come problematica, però insomma le tonnellate di cibo fino ad oggi sono state veramente tante, consegnate veramente soprattutto al Sud Italia, dove purtroppo persiste ancora una situazione molto molto difficile. Arriveremo anche in Calabria e documenteremo anche questa missione di soccorso importantissima in 2 strutture, e come dico, il nostro vuole essere davvero un messaggio molto forte, perché se ci siamo riusciti noi a darci così da fare, credo che le istituzioni innanzitutto e le amministrazioni locali debbano tenere questa problematica al centro, perché io dico sempre che la questione animalista è una questione sociale. Se gli animali stanno bene, sta bene anche tutta la comunità, perché purtroppo ormai, voglio dire, è confermato il fatto che soprattutto purtroppo anche al Sud Italia esistono dei branchi, per dire, anche di cani in selva attichiti, tornati addirittura allo stato brado. Sai, uscire alla sera alle 7 per fare una corsetta, si rischia di tornare a casa senza un polpaccio, ma perché poverini hanno fame, certo, perché sono disperati. Quindi è su questo che bisogna andare a lavorare innanzitutto, quindi questa cosa che è alla base. Te puoi annoverare tra le tue tante missioni qualche successo importante anche sul dopo, perché è vero che uno arriva e cura l'emergenza, ma quello che è importante è seguire poi cosa succede dopo. Certo, certo. Infatti io personalmente ho allacciato un rapporto molto forte, molto diretto con tante persone che veramente tutto il giorno veramente sputano sangue, danno proprio la vita per questi poveri esseri viventi. E chiaramente l'attenzione rimane sempre alta, cioè il fatto di arrivare in un canile, in un rifugio, è soltanto lì la punta dell'iceberg. Poi tutto lo sviluppo viene dopo, il tenere alta chiaramente l'attenzione su ogni problematica. Chiaramente non è semplice, perché in questo momento diciamo che al 99% ho fatto io il lavoro. Spero davvero che il progetto come Cuori in Corsa
possa comunque sia crescere in maniera esponenziale, perché possa portare dentro più persone possibile a lavorare proprio su questa causa. E sicuramente il format qua, La Stampa, sarà una vetrina bellissima, eccezionale. Poi mi piace questo fatto che si sia impegnato con te Antonio, perché Antonio è una persona veramente di cuore, ma poi soprattutto è una persona che quando si impegna porta a termine le sue cose, scrupoloso, attento, ha questa passione forte per il giornalismo applicato, insomma. Verissimo. È un giornalista, ma vuol vedere le cose che succedono proprio, e gli piace che queste cose poi succedano anche grazie al suo intervento. Oltre lui c'è un paio di nomi importanti da fare, perché naturalmente tu sei un pilota con la medicina, e soprattutto con la medicina degli animali, avevi poco a che fare, ti sei documentato, hai imparato, ma ci sono dei luminari con te, li puoi chiamare così? Assolutamente sì, perché noi abbiamo vissuto un periodo molto difficile con la Juliet, perché insomma lei non è stata bene a seguito di quello che sono state, mi permetto di dirlo, insomma, un po' per la medicina tradizionale, insomma, fin da piccolina ha avuto dei problemi. Nella vita succedono cose strane, sono arrivato alla soluzione grazie ad un dottore che per me è stato veramente il salvatore, per la sua vita ma anche per la mia, perché per me è una figlia. Lui è il dottor David Satanassi di Romagnano, in provincia di Forlì Cesena, che mi ha aperto gli occhi su tante cose. E lui applica una medicina davvero al servizio degli animali, una medicina incredibile, naturale, e a seguito di David poi sono riuscito a conoscere anche la dottoressa Raffaella Andreani, che opera sulla stessa linea, lei invece ha l'ambulatorio proprio qui a Pesaro. Con la Raffaella insomma siamo diventati grandi amici, e oltre Juliet ci sono anche tutte le altre 5 micine a casa, perché non è sola, insomma. E quindi grazie a loro oggi riusciamo a portare avanti tutte le nostre giornate vissute in pieno, insomma. Quindi io a loro devo veramente tantissimo, e ci tenevo tantissimo a poterli portare in trasmissione e poter lanciare il loro messaggio oggettivo su quello che è, secondo me, comunque sia la realtà. Il mondo animalista, o meglio il tema animalista, ha parecchi testimonial d'eccellenza, tu ne conosci tanti, no? Sì. Personaggi importanti che hanno deciso di spendere il loro nome anche per questa causa importante. Sì, beh, io chiaramente mi viene subito in mente un nome, che è quello di Edoardo Stoppa. Noi ci siamo conosciuti nel 2013 con lo spot TV che avevamo fatto, e Edoardo è una persona incredibile, come lo vedi in televisione lui è, cioè disposto veramente a spezzarsi la schiena in nome del bene per gli animali. E ho avuto la fortuna di poter lavorare anche con l'Elisabetta Franchi, la stilista, che è un'altra persona incredibile, molto molto legata alla questione animalista, anche lei ci crede tantissimo, lei ha una fondazione che è Fondazione Elisabetta Franchi Onlus, e stiamo vedendo quali altri progetti ulteriori poter portare avanti. E quindi insomma sì ci stiamo muovendo, insomma. La rete insomma funziona, sì. e riesce a rivolgersi a diversi target, perché poi la funzione di questi testimonial non è tanto appunto quella di poter dire io conosco il personaggio importante, quanto il fatto che ognuno ha un suo seguito. Bene. E verso quel suo seguito racconta la sua visione. E Juliet, chiudiamo con il nome, perché mi piaceva questa cosa, no? Ha sentito che lo chiama? Sì, ha reagito subito. Sì. Ha questo nome un po' particolare, che ha un'origine ben precisa. Sì, beh, lei insomma il suo nome deriva proprio da una canzone a cui io sono molto legato, di Robin Gibb, che è Juliet, appunto. Infatti anche il suo nome riporta esattamente il titolo della canzone degli anni '80. Io, sai, sono molto legato, insomma, a quel certo periodo della mia infanzia, insomma. E quindi sì, a fronte di quella canzone che a me piace tantissimo, da lì è arrivato il suo battesimo. Giacomo, ci siamo dimenticati niente? No, credo di no. Anche perché poi adesso abbiamo tutte le puntate di quella zampa. Certo, avremo modo proprio di esporre qualsiasi cosa in maniera molto forte, molto dinamica, quindi non vediamo l'ora. Siete già pronti con Antonio? Avete già delineato le prime puntate? Stiamo insomma incastrando le varie cose, i vari parametri, e ci sarà parecchio da fare, anche perché poi, sai,
tutto coincide un po' con il rientro alle gare, quindi sia su un fronte che sull'altro ci sarà veramente così parecchio, parecchio da brigare, però io sono molto 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 contento, molto motivato. Siamo nel 2021, per le gare sei ancora con quella moto lì, di quelle che si guidano, esistono dei campionati apposta o ti sei dovuto piegare alle moto, alle moto moderne? No, inesorabile ancora. Io ancora col due tempi. Insomma. Con il due tempi rientreremo con la 250 da dove abbiamo lasciato. Ci sarà uno sviluppo che magari, ecco, di cui dai. Potrò un attimino parlare. Proprio a questione, per la questione ambientale, okay. Quindi con carburanti e al biotanolo, quindi però. Qualcosa di molto molto interessante. E chiudo con una cosa, sì. Quest'anno, una cosa eccezionale, saremo tra i primissimi a scendere in pista con la prima tuta 100% vegan, 100% sintetica, quindi realizzata mai più con la pelle di bovini e canguri. Quindi ecco, io adesso mi attirerò tutte le antipatie, però ci credo tantissimo su questa cosa, è sempre stato il mio neo e porteremo avanti questa cosa alla grande. Allora, oggi facciamo un'altra cosa che non abbiamo fatto mai, oltre a quella di avere un ospite, due ospiti in studio. Io adesso saluto e do appuntamento a tutti, però voglio lasciare a te l'invito ai telespettatori a seguire Qua la Zampa, per cui l'ultimo saluto sarà il tuo. Allora, io ringrazio tutti per essere stati con noi oggi a Casa Rossini, vi do appuntamento a mercoledì per un'altra puntata in diretta, andremo avanti ancora per tutto maggio con tanti ospiti, ma lascio l'ultima parola con il lancio di Qua la Zampa a Giacomo Lucchi, che ringrazio per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te. E ragazzi, cosa dire? Noi vi aspettiamo veramente a Qua la Zampa, un programma su cui noi ci crediamo tantissimo, e da mercoledì 19 maggio su Rossini TV saremo lì pronti per fornirvi tutte le informazioni su questi meravigliosi esseri viventi. Grazie mille.